oggi diamo il benvenuto a 8 nuove startup incubate, 23 progetti di pre-incubazione che quindi ci accompagneranno e che accompagneremo per tutto il periodo di messa a punto e validazione del business model e speriamo di ingresso sul mercato. Vic racconterà tutto il suo ecosistema, quindi quanti sono gli incubatori d'impresa, quanti sono i mentor, quanto è il personale di supporto alle startup e quali sono i vari percorsi che una startup può fare all'interno di Vic Lazio. Poi ci hanno chiesto di raccontare tramite la nostra esperienza e tramite le nostre startup quello che Vic può offrire e in che cosa è veramente fondamentale l'aiuto di un ente come Vic Lazio. Quindi essere qui mi ha dato l'opportunità sia di imparare nuovi skill, quindi nello specifico anche la parte di progettazione, e al tempo stesso di fare conoscenza con altri ragazzi che condividono o lo stesso mio sogno di fare impresa oppure hanno le capacità di potermi aiutare o di aiutare loro. È bellissimo il percorso di accompagnamento che Vic Lazio offre a noi startupper, perché comunque non basta avere un'idea, non basta avere un team, ma serve tantissima motivazione e serve tanta voglia di ascoltare i feedback degli altri. Secondo me questi momenti sono principalmente dal punto di vista di capire quello che si può fare, però fondamentalmente sta a te. Cioè, questo è uno strumento, è giusto che le aziende, specialmente giovani, lo sfruttino per poter abbattere i propri costi e quindi velocizzare lo sviluppo del loro prodotto.